Ed è in collegamento con noi Andrea Baffo, presidente della Fondazione Caffeina Cultura. Naturalmente benvenuto al TG3. Innanzitutto Buongiorno. abbiamo visto un assaggio nel servizio poco fa, ma che cosa caratterizza questo territorio? Guardi, il territorio è ricco di memorie del passato. Il Rinascimento, abbiamo visto Villa Lante, Palazzo Farnese. Io aggiungo il Parco dei Mostri di Bomarzo, il Sacro Bosco, la cui magia dovrebbe essere davvero visitata da tutti. Il Viterbese è anche terra d'Etruschi, con siti di primaria importanza nazionale, il Parco Archeologico di Vulci, il Museo Archeologico di Tarquinia, il Museo della Rocca Albornoz di Viterbo e la stessa Civita di Bagnoregio, di sicura fondazione etrusca, che deve la sua fama turistica crescente al mito della città che muore. Infine, Viterbo città è anche medioevo, un medioevo integro come in poche parti d'Italia, con il quartiere San Pellegrino splendido, il bellissimo Palazzo dei Papi e la cattedrale di San Lorenzo. Ecco, abbiamo parlato, lei citava le memorie del passato, ma come restare un po' ancorati al presente, rilanciando anche questi luoghi che purtroppo abbiamo visto con una scarsa presenza di turisti? Guardi, non c'è dubbio, il presente è di assoluta vitalità. Le devo dire che Viterbo e il territorio credo che da alcuni anni abbia imboccato la strada giusta. Ha capito che per attrarre visitatori sono importanti le memorie del passato, le bellezze, ma vanno costruite attività esperienziali e si sta lavorando in sinergia tra pubblico ed operatori per costruire grandi eventi. Vede, noi il 3 settembre Viterbo rinnova la secolare tradizione del trasporto della macchina di Santa Rosa. E ben venga un investimento in comunicazione nazionale che porta ogni anno più visitatori da tutta Italia, oltre i viterbesi. Nella logica dei grandi eventi si muove Caffeina con il festival estivo tra grandi eventi di teatro, libri, musica e con il Christmas Village che da fine novembre a gennaio realizza nel quartiere medievale il più grande villaggio natalizio del centro Italia. Infine Viterbo è anche una città termale, con qualità e quantità dei servizi offerti crescente, grandi grazie ai bravi operatori. Chiudo solo dicendo che Viterbo ha imparato il suo territorio ad accaparrarsi esclusive. Le cito solo una cosa e chiudo, che fino alla fine di ottobre, presso il Palazzo dei Papi, si sta svolgendo la mostra dei tesori di Tutankhamon. È un'esclusiva realizzata a copie autentiche del tesoro e del corredo e la ricostruzione del Ministero dell'Antichità Egiziana. Già 20.000 visitatori sono venuti, tanti altri li Grazie. aspettiamo fino alla fine di ottobre. Grazie a lei. E noi rilanciamo volentieri naturalmente questo suo cartellone, naturalmente in bocca al lupo, lasciamo Viterbo, ci spostiamo a Venezia, secondo giorno.